Andrea Bacchini si stringe la vita nei video. Non trovo nulla di sbagliato nel editare i video, che una ragazza evita di insultarla. Cosa ho fatto di così tanto sbagliato per meritarmi così tanti insulti? Io non attacco la ragazza, ma un semplice esempio. Sono volate parole shock. Becca di sto bui, bastardo. Scappati di casa, io sono Fabrizio e Valerio è il mio cognome. Benvenuti in questo nuovo nuovissimo appuntamento di TG Talk, il telegiornale più shock del web, dedicato al fantastico magico mondo di TikTok. Andrea Bacchini si stringe la vita nei video. Sono volate parole shock. Sarà vero? Sarà falso? O sarà che non ce ne frega un c***o? Prima di iniziare però, come sempre, vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al mio canale. Qui sotto trovate un tastino con scritto iscriviti e di fianco c'è anche una campanellina. Cliccate anche quella per attivare tutte, dico tutte, le notifiche relative ai video che pubblico tutti i giorni o quasi qui, sul mio canale, così da rimanere sempre aggiornati sul gossip, sul trash ed ovviamente anche sul fantastico magico mondo di TikTok. Vi ricordo anche di seguirmi su Instagram, dove mi trovate come Fabrizio Valerio, ed ovviamente anche su TikTok, visto che è di questo che parliamo, dove sono sempre Fabrizio Valerio. Ah, e ricorda, sei proprio tu che stai guardando questo video. Cos'è che ti devi mettere se sei in mezzo a un sacco di gente? Ti devi mettere la mascherina, punto! Nuovo TG Talk, ragazzi, nuove notizie super super shock che vi devo raccontare. Oggi infatti siamo di fronte ad una bufera social senza precedenti. Parleremo infatti di Photoshop, ma non il Photoshop che conosciamo tutti quanti noi, perché scagli la prima pietra chi non si è mai modificato una foto. Cioè, adesso sfido chiunque, almeno anche solo aver usato un filtro Instagram. Cioè, se non l'avete usato, ragazzi, ma di che stiamo a parlare? Siete nell'età della pietra? No, tipo, così. Quindi, ad esempio, io dico assolutamente sì alle modifiche nelle foto, ma perché? Non per una questione di devo avere il fisico perfetto, devo modificarmi all'estremità e non sembrare neanche una persona umana. No, a volte secondo me è anche, ma giusto, che ne so, mettere qualche filtro per la luce, per le cose, ci sta. Levarsi poi i brufoli, ragazzi, manco ve lo sto a dire, cioè guardate qua che c'ho, io dovrei mettermi sto, non so, una roba, boh. Grazie Gianfilippo, sei sempre presente nella mia vita. Brufoli sottopelle a parte, che sono quelli che c'ho un po' io, oggi non parleremo di quella parte di Photoshop, ma di photoshopparsi video, perché non so se lo sapete, ma sì, esistono i video modificati, cioè esistono delle applicazioni che ti permettono di modificarti il corpo, la faccia in un video. Perché parliamo di tutto questo? Perché la nostra bufera social riguarda Andrea Bacchini, ovviamente membro della Stardust House, che in questi ultimi giorni ha fatto largamente discutere. Perché? Perché tutti quanti hanno urlato a grandissima voce: Andrea si stringe la vita nei video. Bene, partendo dal presupposto che se anche fosse sti cavoli, ognuno è libero di fare ciò che vuole, andiamo per gradi, perché che cosa succede? Tutto parte da questo bellissimo video, lo vedete? Sì, Andrea rotea su se stessa, su una canzone, insomma penso sia anche un trend. Bene ragazzi, nulla di strano, perché onestamente io ho visto questo video, non ho pensato nulla, ma c'è un ma grande quanto una casa come sempre, perché ad un certo punto questo stesso video viene ripreso, viene ripostato e commentato da una ragazza di nome Francesca, che da ciò che so è una studentessa di medicina, oltre che una persona a cui piace pubblicare cose su TikTok. Penso abbia 70 o forse 80.000 followers su TikTok. E che cosa succede? Questa ragazza, diciamo che va a prendere fotogramma per fotogramma il video della nostra Andrea Bacchini. Perché? Perché ciò che vuole mostrare questa ragazza non è
Ah, Andrea Bacchini si modifica i video. No, quello che vuole dimostrare questa ragazza è che tutto quello che vediamo sui social, o comunque buona parte di ciò che vediamo sui social, non corrisponde alla realtà. E questo appunto era il caso di questo fisico super modificato nel video. Perché? Perché se andiamo a vedere appunto tutti questi fotogrammi che ha messo in sequenza la ragazza, vediamo che effettivamente quando Andrea rotea, ruota su se stessa, le sue braccia sono striminzite, così come la sua vita. E questo succede appunto quando una persona si modifica qualcosa, soprattutto nei video, e per un secondo si vede anche, non lo so, il tuo corpo che fa così, tipo una fisarmonica, no? E quindi insomma, in quei casi è evidente la modifica del video. Tutto normale, ragazzi, nel senso che per me non è che sia chissà che cosa, eh. Ma che cosa succede? In questo video la ragazza Francesca scrive: nessuno si accorgerà che mi stringo la vita nei video per alimentare gli standard irraggiungibili presenti sul web. Francesca appunto sottolinea questa cosa: le braccia che si stortano ogni volta che si avvicinano alla vita, e questo succede appunto per quello che vi spiegavo prima. Ma quello che voglio principalmente leggere con voi è questo, la didascalia, la descrizione di questo video, che dice: non è una critica diretta solo a lei, è per farvi aprire gli occhi e capire che i corpi che vedete sul web spesso non sono reali. Continuo nei commenti. E infatti nei commenti ha anche detto molte altre cose. È una bellissima ragazza con un bellissimo fisico e con un grande seguito, al quale manderebbe un messaggio migliore se non si modificasse il fisico. Detto questo, lo scopo del video è far capire alle ragazze che si fanno mille complessi a causa di quello che vedono sul web, che non tutto ciò che viene, questo adesso lo dirò io perché non si legge più niente qua. Insomma, la morale della favola è questa: tutto ciò che vedete sui social molto spesso non è la realtà, non corrisponde alla realtà. Quindi se vedete un fisico super magro, super quello che vi pare, sappiate e siate coscienti del fatto che può darsi che non sia reale. Detto questo, ho voluto sottolineare questi commenti pubblicati da Francesca perché ad un certo punto tante persone sotto il suo video, sotto i suoi video, hanno iniziato a darle dell'invidiosa, del fatto che lo stia facendo per hype, e insomma hanno iniziato veramente ad offenderla e a prendere invece le parti di Andrea. Ed io onestamente mi sento di dire che in questa storia non c'è bisogno di prendere le parti di nessuno, proprio perché si sta parlando di altro. Non si sta parlando di Francesca contro Andrea, si sta parlando di standard di fisici sul web che molto spesso sono quasi irrealizzabili. Detto questo, comunque, sempre Francesca ha voluto, diciamo, fare chiarezza, parlare una volta per tutte di quello che è successo, no? Tante accuse di hype, tante persone che invece le dicono: oh, che bello, finalmente qualcuno che lo dice. Lei risponde con questo video che adesso guardiamo insieme. Guardate. Diciamo due cose. Punto primo, sono stata accusata in chat privata, non dico da chi, di volere soltanto fare hype. Io, raga, nella vita non voglio diventare famosa, voglio fare il medico e semplicemente mi piace condividere i miei pensieri su TikTok, punto. È vero, speravo che quel video lo vedessero tante persone, ma non perché volessi fare hype io, semplicemente perché volevo aprire gli occhi a più persone possibili. Come ho specificato, il video non era un attacco alla ragazza, ma un semplice esempio. Per far capire alle persone facilmente influenzabili che quello che vedono sui social non è la realtà. Sono stata accusata, non sotto il mio video perché le persone hanno capito che avevo ragione, privatamente sono stata accusata di fare body shaming. Mi sembra chiaro che lo scopo di quel video era assolutamente il contrario. Ho specificato che la ragazza ha un corpo bellissimo e che semplicemente, in quanto persona influente, sbaglia a porsi. Se tu di tu ti modifichi i video, vuol dire che hai delle insicurezze. Dunque le opzioni sono due. Prima opzione: non vuoi farti vedere per come sei sui social? Lo scrivi, perché se scrivi sotto video "questo video è modificato", oppure se nei commenti ti dicono "questo video è modificato", rispondi sì, punto. Così io nella mia testa non mi pongo l'obiettivo di arrivare ad avere quel fisico che nella realtà non esiste. Opzione 2: se hai 1,5 milioni di follower e gli standard della società ti pesano, sei tu che devi provare a cambiarli, perché sei tu la persona influente, non io che ti guardo. Io, persona non influente nel mio piccolo, pur essendo insicura da morire del mio fisico, pur non essendo famosa, pur vivendo in una città molto piccola, mi sono esposta moltissime volte per cercare
di fare la mia piccola parte nel cambiare questi standard. Sono anche stata accusata poi di essere la prima che utilizza i filtri. La differenza è il fatto che quando io utilizzo un filtro su TikTok e c'è scritto sotto il nome del filtro, quindi tu persona che stai guardando sai che quello che stai guardando non è reale. Fatto sta che di questa conversazione non ne ho neanche le prove, cioè sembra che abbia avuto una conversazione da sola perché la persona in questione ha cancellato tutti i messaggi dopo avermi fatto viso. Penso abbia capito di non aver ragione, io non lo so. Detto questo, vorrei aggiungere ancora due cose. Uno, utilizzare la scusa del body shaming per giustificarsi. Lo trovo davvero di cattivo gusto perché ci sono persone che lo subiscono veramente e magari lei lo subisce da altre persone, ma sicuramente non da me. Due, per piacere, fate attenzione a chi idolatrate. Insomma, Francesca fa riferimento a dei messaggi, a delle chat, a delle conversazioni che poi non corrisponderebbero alla realtà, cioè a ciò che poi si vede sui social. A detta sua, Andrei avrebbe riso e scherzato mentre le parlava in chat, almeno questo è ciò che ho capito più o meno io da quello che ha detto. Ma perché, secondo Francesca, insomma, qualcosa non torna? Perché adesso andremo a vedere invece un video fatto proprio da Andrea che ricondivide sul suo profilo TikTok il video famoso di Francesca in cui dice: guarda, c'ha le braccia che insomma si stortano quando gira, bla bla bla. E vediamo un Andrea comunque che di fronte a qualcuno che mostra le modifiche del suo video ci rimane molto male, ci rimane male perché comunque lei magari ha qualche complesso, ha qualche, più che complesso perché è una parola molto forte, ha qualche insicurezza, come tutti quanti noi. Vediamo Andrea appunto che piange, che insomma è molto molto triste, no? E la vediamo molto affranta. Sotto, penso anche questo video, lei ha detto: grazie Francesca per aver annientato completamente la mia autostima, no? L'autostima di una ragazza che ha delle insicurezze, ma non finisce qui, non finisce qui perché il racconto poi di Andrea va avanti. Prima di farvi vedere quello che è il suo discorso, quello che è il suo racconto, perché parlerà di molte cose, ecco, volevo farvi vedere un pezzettino di diretta che ho trovato su TikTok, una diretta che si è un po' accesa. Andrea, infatti, in live con tutte le persone che la seguivano, ha deciso di, non lo so, lanciare un messaggio e guardiamo insieme cosa ha detto perché sono volate anche parole molto forti. Guardate. Vivi e lascia vivere. Seconda cosa. Terza cosa. Beccati sto bui, bastarda. Ragazzi, io non lo so perché non ho seguito tutta questa diretta e questo è solo un estratto che è stato pubblicato su TikTok. Ma Andrea forse si riferiva a Francesca perché qualcuno dice sì, si riferiva a lei, no, non si riferiva a lei. Fatemelo sapere voi qui sotto nei commenti quello che pensate, appunto. Io credo onestamente che, come sempre, su TikTok siano stati presi dei pezzi e inventate cose tipo Andrea insulta Francesca, cioè ragazzi, anche meno, quindi mi auguro che insomma non siano volati insulti e parole grosse tra di loro. Detto questo, vi lascio invece, e adesso lo guarderemo insieme, al video che ha pubblicato proprio Andrea, un video in cui spiega quelle che possono essere le sue insicurezze, quelle che sono le sue insicurezze, tra cui forse anche l'altezza, se non ho capito male. In questo video lei non nega assolutamente di essersi modificata, proprio perché non c'è comunque nulla di male. Guardate. Sono qui per chiarire per l'ultima volta, poi dopo non tirerò più fuori questo argomento. Cos'è successo? 2 giorni fa avevo pubblicato un video, più specificatamente un trend, che è quello che fanno tutti in discoteca mentre sbocciano, che c'è praticamente quell'effetto slow. Ho trovato un altro effetto che faceva le gambe lunghissime e volevo assolutamente provarlo. Inizialmente l'ho pubblicato senza nemmeno pensarci, non ci vedevo nulla di male. Non ho mai avuto problemi con il mio fisico, non trovo nulla di sbagliato nell'editare i video. Ci sono diversi effetti anche qua su TikTok. Tutto fila liscio finché una ragazza inizia ad insultarmi. Finché
il commento era: hai editato il video? Gli ho risposto con un cuoricino blu e ho pubblicato il video con il mio fisico normale. In 5 anni di social non ho mai avuto problemi nel mostrarmi come sono. Era solo un effetto e lo volevo provare. Questa ragazza ha continuato ad insultarmi dicendo che appunto il mio fisico non modificato faceva schifo in realtà, tanto che poi molte persone se la sono presa con lei, non per il commento del "hai editato il video", ma proprio perché continuava ad aggredirmi. Passa un altro giorno e tutto sembra tranquillo. Io elimino qualche commento per il semplice fatto che non volevo alimentare odio. A un certo punto, verso le 5 del pomeriggio, mi iniziano ad arrivare insulti a manetta. E io dico: è possibile? Cioè, cosa ho fatto di così tanto sbagliato per meritarmi così tanti insulti? Vado a vedere tra i taggati e mi trovo il video di questa ragazza. Messaggio giusto, perché io sono la prima che faccio video in cui dico: accettatemi sempre per come siete, siete tutte bellissime, siamo donne, viva la solidarietà femminile, eccetera eccetera eccetera. Ha detto: questa non è la realtà, ed è giusto, perché i social non sono e non saranno mai la realtà. Come la sono presa quella ragazza, perché ha fatto notare che il video era modificato? Perché io per prima, facendo le live, non ho mai detto l'incontrario. Anzi, dicevo: ragazze, ma che io sono bassissima. Ce l'ho sempre sempre detto. Per chi mi conosce e per chi mi segue è evidente la cosa. Fatto sta che me la sono presa perché ha preso proprio come esempio una persona in particolare. Ha ottenuto esattamente la reazione opposta, passando un messaggio che poteva essere positivo, ha fatto un disastro. Persone che mi scrivevano: hai un fisico di merda, fai schifo, mettiti a dieta, in realtà se non modifichi il video saresti da buttare. Ho veramente avuto dei commenti assurdi, e per di più ho trovato incoerente da parte della ragazza che lei per prima utilizzasse un sacco di effetti anche di TikTok, il naso più piccolo, le labbra più grosse. Quindi non capisco proprio il senso. Detto questo, io non me la sono presa con la ragazza per il messaggio che ha mandato, perché io per prima mando messaggi positivi. Però prendersela così tanto con una persona, vi posso dire che mi ha fatto veramente tanto tanto male. Detto questo, pace. Ragazzi, che dire, sicuramente tanti di noi, ve lo ripeto, hanno delle insicurezze. Tanti di noi a volte modificano una foto, modificano un video, come in questo caso, per non tanto dire agli altri: ah, guarda come sono bello, guarda come sono bella, ma a volte viene fatto proprio per una questione personale. Tu pensi di avere un brutto naso, tutti ti dicono: ah, ma hai un bellissimo naso, ma a te non piace, e quindi nelle foto te lo modifichi. Spesso, quando sei in un momento di non accettazione acuta, ti modifichi anche molto male, tipo che ti modifichi il naso così, cioè non lo so, che da così ce l'hai che ti guarda in su, per dire, no? Sto facendo l'esempio del naso giusto per dirne una. Sta tutto in realtà nell'accettarsi. E una cosa che mi ha colpito molto del discorso di Andrea è proprio stato quello di dire: io in prima persona dico alle persone, dico alle ragazze di accettarsi, e poi faccio un video in cui mi modifico. Non si tratta di codice sconto coerenza zero, si tratta del fatto che questa ragazza ha voluto provare una modifica nel suo video. Tutto qua, anche perché, se non mi sbaglio, è stato poi condiviso un altro video e qualcuno forse gliel'ha detto: eh sì, vabbè, ti modifichi, mettine uno senza modifiche. Ragazzi, il video senza modifiche è questo, e giudicate voi. Cioè, se Andrea ha un brutto fisico, se Andrea è una ragazza che ha una brutta forma fisica, non lo so, cioè, di che cosa stiamo parlando? Cioè, una ragazza bellissima, una ragazza che io reputo molto intelligente, rimango scioccato di fronte a certi commenti che dicono: hai un bruttissimo fisico. Dove, ragazzi? Ma anche quando, se anche fosse una ragazza con un brutto fisico, la finiamo o no di pubblicare questi bellissimi commenti non richiesti, nei quali la gente deve per forza sottolineare la tua forma fisica, deve sottolineare che c'hai un brufolo, deve sottolineare che c'hai i pori aperti della pelle? Ma chi se ne frega, fatevi i fatti vostri e smettetela di commentare in questo modo. Questo è quello che penso io. Quindi mettiamo una pietra sopra tutto ciò che è successo. È vero, magari il messaggio che ha voluto mandare Francesca è stato mal interpretato, perché comunque è un messaggio virtuoso. È giusto dire alle persone che sui social, ragazzi, tutto ciò che vedete, o quasi, è frutto di artificio, di finzione. Una persona può essere super limpida, super onesta con voi, ma quando vedete una foto piallati e quant'altro, sappiate che siete di fronte ad una
una foto che comunque è stata modificata in post-produzione e che di certo non è la realtà. Detto questo, però, adesso fatemi sapere voi qui sotto nei commenti cosa ne pensate di appunto questo argomento molto interessante, molto anche dibattuto, del modificarsi oppure no, addirittura anche i video, e insomma fatemi sapere quello che pensate. Il video può finire qui, spero tanto che vi sia piaciuto, se è così lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al mio canale e qui sotto trovate tutti i miei social dove potete seguirmi. Io e Mark vi salutiamo e noi ci vediamo in un prossimo video. Vero Mark, vai, saluta. Mark? Vabbè ragazzi, anche oggi noi ci abbiamo provato. Ciao.